Ancora oggi i cristiani sono perseguitati, uccisi, cacciati via, spogliati di tutto, forse più che nei primi tempi. Così oggi Papa Francesco durante la messa celebrata nella cappella della Casa Santa Marta. Cari fratelli e sorelle, non c'è cristianesimo senza persecuzione. Ricordatevi, l'ultima delle beatitudini. Quando vi porteranno nelle sinagoghe, vi perseguiteranno, vi insulteranno. E questo è il destino del cristiano. E oggi, davanti a questo fatto che accade nel mondo, col silenzio complice di tante potenze che potevano fermarlo, siamo davanti di questo destino cristiano, andare sulla stessa strada di Gesù. Alla celebrazione era presente il nuovo patriarca di Cilicia degli Armeni, cui Papa Francesco aveva concesso la comunione ecclesiastica con una lettera del 25 luglio scorso e che ha concelebrato insieme con il pontefice compiendo il rito dello scambio delle sacre specie a conferma della radice eucaristica della comunione tra il vescovo di Roma, che presiede nella carità, e la chiesa patriarcale di Cilicia degli Armeni. Popolo, la prima nazione che si è convertita al cristianesimo, la prima, perseguitata soltanto per il fatto di essere cristiani. Noi oggi sui giornali sentiamo orrore per quello che fanno alcuni gruppi terroristi, sgozzano la gente così per essere cristiani. Pensiamo a questi martiri egiziani ultimamente sulle coste libiche, che sono stati sgozzati mentre pronunciavano il nome di Gesù.